Ciao a tutti da Taiko, ben trovati in questo nuovo episodio su Critico Negativo. Io sono sempre il vostro Taiko e siamo nell'episodio numero 6 bis, perché il precedente era il 6. Invece in questo faremo il 6 bis, perché è un approfondimento dell'episodio precedente. Ovviamente parliamo del pacchetto Skyblock del Technic Launcher, Modded Added Quest qualcosa. E cosa andremo a fare? In pratica, leviamo sta visuale, il mob spawner lì in fondo, io l'ho creato un po' troppo alto. Questo cosa significa? Che genera anche Enderman. Gli Enderman però cadendo non schiattano, mi si telepippano fuori e mi ritrovo gli Enderman per la mappa. Quindi come risolvere cotesto problema? Cotesto problema si può risolvere con questi oggetti qui, se li riesco a trovare. Pike? Come si chiamano? Maledetti! Eccoli qua, gli Iron Pike, che si creano con l'Invar, il caro amico Invar. Io fortunatamente avevo un po' di Invar già creato, li ho già prodotti e piazzati. Unico problema è che adesso gli hopper posizionati sotto, che dovrebbero raccogliere la roba, non servono a un ciufolo. Quindi dobbiamo realizzare questo oggetto qui, che si chiama Vacuum Hopper. Vacuum Hopper, l'unico piccolo problema è che ci vuole l'ossidiana, che per ora, a meno che non vogliamo fare l'Ignus e lo voglio fare nel prossimo episodio per creare tutta un'altra serie di meccaniche, non possiamo fare, perché non voglio sprecare i miei diamanti per fare un piccone di diamante. Quindi cosa andiamo a fare? Un sistema molto carino assai. Dunque ci servirà steel, ci servirà dell'iron e ci andiamo a fare un attimo i nostri cari drum. Perché facciamo i nostri cari drum? Perché la Trinker, nonostante sia molto bestemmiata da molte persone, ci dà la possibilità di creare l'ossidiana da lava e acqua, come è giusto che sia. Quindi, qua come al solito mi prende fuoco. Ah, ma io dovrei farne due di questi simpatici cosi. Spegniti. Quindi, come dicevo, facciamo così. Magari posati. Quindi, fatto questo, allora, voilà, e abbiamo due drum, poi ci serviranno i nostri fly duct, o come caspio li vogliamo chiamare, ne prendiamo un pochettino, la wrench, anche conosciuta come crescent hammer, ce l'abbiamo, le leve ce le ho di là, un secchiello di acqua, un secchiello almeno di lavozza, e procediamo in mantinente. Cosa? Allora, questi oggettini qui davanti non ci servono. Via uno e via l'altro. Quindi cosa andiamo a fare? In realtà mi converrebbe smontare questo, perché sennò sono troppo vicini e mi può rompere i maroni. Piazziamo i nostri cari drum. Drum 2. E. Montiamo i nostri tubozzi, 1 e 2. 1 e 2. Mi servirà la wrench, svrencia di tutto. Credo che sia giusto così. Ci freghiamo un attimino. Ah, fai un po' di spazio. Ok. Allora, mi servono un paio di blocchi. Il pupo nel frattempo frigna. Uno qua. Vabbè, piange, frigna, voce del verbo frignare. Ok, quindi, le leve le abbiamo piazzate. Ci serve un bel bucklet di acqua, un bel bucklet di lava, ma se lava come lava. E attiviamo. Ok, dovrebbe, infatti come vedete i drum si sono svuotati e è finito qui, che è diventato molten obsidian. Ci sarà bisogno di un po' più di, mi sa, di secchielli. Quindi adesso riempio e ci vediamo tra poco. Eccoci qua. Dunque, per voi è passato pochissimo, per me è un bel po'. Ogni modo, come potete vedere, qui c'è il molten obsidian. E qui ho smontato tutto l'accrocchio, perché veramente era brutto e adesso non mi serviva. E facendo così, col cane che miagola, abbiamo tra un paio di giorni, eccolo qua, il nostro cubo. Sparito?
Ah sì, perché se l'è ciucciato lui. Che paura. Dovremmo averne abbastanza molto in obsidian per creare almeno 2-3 blocchetti di questo. In realtà ce ne servono giusto un paio, credo. Ok, andiamo a fare quindi il nostro. Allora, ci servirà tipo un hopper se non sbaglio. E quindi avevo dimenticato di dire che per ottimizzare quel diciamo il mob spawner in modo tale da poter farmare allegramente anche gli ender, bisognerà installare al posto dell'acqua queste simpatiche conversion belt, che potete fare anche in pratici colori come voi preferite vi piace. Visto che lì non è in vista, ho messo la versione base, potete vedere un piccolo spezzone di quante volte sono morto per installarle nel mio mob spawner, credo in basso a sinistra. Di solito sto mettendo lì video veloci e riassuntivi. Dunque adesso completiamo questo benedetto upgrade del mob spawner con un allora io scrivo hopper e dovremmo avere, eccolo qua, vacuum hopper che si crafta in questo modo. E io mi mancano i pezzi. Però l'ender pearl un pochettino ce ne ho, l'ossidiana ce l'abbiamo e quindi dovremmo avere tutto. Sì, eccolo qua. Dunque, come funziona il vacuum hopper? Semplicemente, non lo voglio piazzare perché col mio piccone mi sa che ci metto una vita a levarlo. C'ho delle chest? Ce le ho delle chest? Sì, ci abbiamo le chest. Ce le ho delle leve? Ce le ho delle... Una volta giuro che le avevo, ma sono morto tante di quelle volte che potrei averle perdute. Ne prendiamo più di una tanto per. E credo che a questo punto ci sposteremo nel nostro mob spawner. Ah, ho piazzato un poco di clear glass, che si fa semplicemente mettendo la sabbia. Come vedete ci sono già due ender pearl là dentro. E mettendo la sabbia all'interno della... dove la forgia lì fuori. Vabbè, non mi viene il nome adesso. Ok, facciamo un buchino. Piazziamo il nostro parapiccaro, che si è ciucciato tutti gli oggetti da là dentro. E in realtà potrei anche non metterci un tubo, però mi sembra più carino con questo. E voilà. E peppapero, 1 e 2. La wrench? Non ho la wrench. Ho riperso la wrench. Va bene così, ok. E niente, lasciamo il mondo come stava. Comunque questo è il funzionamento. Ci abbiamo il vacuum mopper che si ciuccia tutto quanto. A questo punto, visto che non c'ho la wrench per fare prima, certo, col piccone a rompere una cassa di legno ci mettiamo 2 secoli. Dunque, ecco qua. E 1 e 2. E voilà. Tutto quello che ci danno i nostri mobetti. Cosa è successo? Ah sì, ok, l'effetto del wagon, che c'ha lo stesso effetto l'effetto grafico dell'Enderman, perché c'è l'Ender Pearl. Comunque tutti i mostri vengono mandati, cadono inavvertitamente all'interno di quelle zone dove ci sono le conveyor belt, dove normalmente viene messa invece l'acqua che fluisce. Vengono mandati giù, compresi gli Enderman, che se invece vanno a finire in acqua si telepippano via, e quindi buonanotte, ce li troviamo in giro per casa. Cadono su questi simpatici spuntoni. Eccolo qua l'Ender che muore in diretta e ci ha dato anche una testa. Cadono sugli spuntoni, il vacuum hopper se li ciuccia e ce li mette nella chest. Così abbiamo ottimizzato questa cosa. Io presto penso che metterò appunto un trash can, qualcosa del genere, per eliminare la paccottiglia. Quello che servirà poi, per esempio, tipo la Rotten Flesh, la potremo utilizzare in qualche modo molto simpatico. Lo vedremo più avanti. Signore e signori, per questa puntata bis è tutto. Ci vediamo alla prossima. Dal vostro Taiko. Da critico negativo. Bye bye, alla prossima!